La Crimea ora è tornata a casa. Nel giorno della firma dell'annessione della penisola alla federazione, tra l'entusiasmo dei deputati, Vladimir Putin tocca le corde profonde del nazionalismo russo. La Crimea è nostra da sempre, tuona il presidente. La risposta della Duma è un inno alla grandezza della Russia e del suo capo. Tutta la Crimea, aggiunge, è intrisa della nostra storia. La nostra flotta si trova a Sebastopoli, poi tende una mano all'Ucraina. La vogliamo stabile e pacifica. Ma in Crimea la situazione è tutt'altro che pacifica. Oggi ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra le opposte fazioni, ferito un militare ucraino. La comunità internazionale invece non vuole abbassare la guardia. Dopo le sanzioni annunciate da Unione Europea e Stati Uniti, il ministro degli esteri francese Laurent Fabius conferma la sospensione della Russia dal prossimo G8. Il presidente americano Barack Obama, che oggi ha sentito la cancelliera tedesca Merkel, invece propone una riunione dei leader del G7 all'Aia la prossima settimana e spinge per una risposta coordinata per la Casa Bianca. Le sanzioni ai danni dell'economia russa e della sua moneta sono la risposta alle provocazioni di Mosca, ma si tenta ancora una possibile mediazione se la Polonia, anche per il suo passato, chiede massima durezza. Germania e Italia su tutti continuano a premere il tasto del dialogo.